sanno che balla in questo gruppo. Giusto per ubicarci un po' geograficamente, vediamo che Pamplona si trova in quello che oggi è l'attuale stato spagnolo, nella parte nord, vicino ai Pirenei con la Francia, ed è quello che... Meglio? Ok. Allora, quindi come vi dicevo, è quello che anticamente era il regno della Navarra. Noi ci riferiremo a questo territorio come Euskal Herria, che è la parola che si usa attualmente, ed è il termine che si usa appunto per descrivere una zona culturalmente basca, che comprende le odierne regioni della Navarra, dei Paesi Baschi e dei Paesi Baschi francesi. E più o meno stiamo parlando di un territorio che ha una dimensione come quella della nostra isola, più o meno. È un regno che mantenne lo status di regno fino al 1512, anche se poi formalmente lo mantenne fino al 1841. E come noi hanno un'identità forte, culturale, propria e anche una lingua propria. Lo spettacolo che abbiamo pensato questa sera è un po', non è quello che facciamo in genere, è uno spettacolo che ricopre un po' tutto il territorio, tutti gli aspetti, tutti i balli di tutto il territorio dell'Euskal Herria. Quindi iniziamo direttamente col primo ballo, che è El Ribera.
ignorante. Il cavolo che sto fila, ora gira. Poi se questa cosa accade, ci sono le due. Basta che stia. Un attimo al discorso della geografia di Euskal Herria, facciamo un po' una spiegazione generale. Vediamo, insomma, questo è un ballo della zona sud, è una zona tipicamente agricola, diciamo. L'Euskal Herria ha un po' di tutto nel suo territorio. Nella parte sud c'è addirittura un deserto, poi vediamo che il paesaggio diventa sempre più verde avvicinandosi verso la parte nord, dove ci sono anche i Pirenei. Per poi affacciarsi appunto sul mare. Forse qualcuno di voi conoscerà Sebastian Elcano, che fu il primo a circonnavigare il mondo, o la fama che hanno i cacciatori. Uno, due, tre, quattro. E ditemelo che non si sente. Quindi, per collegarci sempre al fatto che si affacci sul mare, l'Euskal Herria, abbiamo appunto anche una cultura marinara molto, molto forte e presente. Anche i cacciatori di balene baschi, i pescatori di balene, erano appunto molto. Come? Erano appunto molto famosi, infatti si spinsero addirittura anche prima di Cristoforo Colombo fino alle Americhe per cacciare le balene. E anche in Sardegna abbiamo una testimonianza dell'abilità dei marinai baschi. Santa Maria Navarrese prende appunto il nome dalla Navarra, da dove veniamo noi, da Pamplona. E quindi vediamo come questa cittadina abbia appunto preso il nome da praticamente una principessa, una figlia di un re della Navarra, naufragò in Sardegna e insomma il riconoscimento all'ospitalità anche per essere riuscita a salvarsi, costruì appunto una chiesa e
e dette il nome al paese. Quindi anche questo aspetto della cultura basca è rimasto presente nella danza e nel folklore. Quindi vediamo qua un esempio di questo ballo, Matelota.
Uno, due, due. Ok. Allora, un altro degli aspetti fondamentali della cultura basca è sicuramente, come anche qua d'altronde, quello del canto, diciamo. E probabilmente anche più a livello sociale proprio. Infatti non è strano finire un pranzo, una cena e iniziare tutti quanti a cantare. Quindi abbiamo deciso anche qua di darvene un esempio. E vediamo appunto, adesso canteranno per noi. E cercate di ascoltare le parole che cantano in basco, quindi una musicalità differente. Prego. Primaverako soriak hasiz geroztik han kantatzen. Denbora eder erbiriz hartzaiak ira partitzen. Nur gure ardi salduekin belar puntaren untxa txerkatzen. Denbora eder erbiriz hartzaiak ira partitzen. Nur gure ardi salduekin behar pintaren untxa txerkatzen. Hortiko bidia beita bai seguraski penagarri. Batz-batza joaiten gira oidenak ura jez beterik. Zunbait historia kontatiz irriz batak bestiari. Xahako birik horritik tragoztun bait izkitiatirik. Zunbait historia kontatiz irriz batak bestiari. Xahako birik horritik tragoztun bait izkitiatirik. Tria la 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 la. Tria la 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 la. Tria la 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 la. Tria la 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 la. Tria la 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 la. Tria la 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 la. Ricollegandoci sempre alla geografia e ai confini dell'Euskal Herria, vediamo che hanno avuto sempre, anche attualmente, una storia conflittiva. E è dovuto in parte proprio alla geografia, il fatto che fosse un regno piccolo incastonato fra due regni più grandi, quello dell'attuale Francia e quello dell'attuale Spagna, ha fatto sì che si generassero sempre delle guerre, proprio per questioni di confini.
Quindi vediamo che proprio il fatto, la posizione geografica ha fatto sì che questi segni delle guerre, questi eventi bellici abbiano appunto lasciato un segno anche nella cultura e nella tradizione popolare. Quindi non è strano trovare nei balli baschi delle spade o dei bastoni, comunque degli elementi che richiamino al conflitto. Noi non abbiamo portato delle spade, non ci sembrava elegante, non volevamo spaventarvi. E quindi abbiamo portato dei bastoni. Questo qua è un ballo che viene da Lesaca, il ballo si chiama Lesaca, che è appunto un paese nella frontiera con l'attuale Francia. A voi. Thank you.
Uno, due. Quello che avete appena visto era appunto un ballo che viene dalla cultura militare, una sfilata militare. E comunque non è tutto guerra e conflitti, ovviamente i balli hanno anche un'altra funzione sociale, che è quello di avvicinare i ragazzi alle ragazze, giustamente, non è che stanno sempre facendo la guerra. E quindi vediamo appunto che il ballo, l'utilità anche che aveva nella società basca, nella società basca era una delle poche occasioni pubbliche che permetteva a un ragazzo di avvicinarsi a una ragazza. E quindi il prossimo ballo è un esempio perfetto.
Un forte applauso a Pablo e Amaya che si conoscono da... non si sono conosciuti oggi, loro, anche se è un ballo per conoscersi, si conoscono da un po' di tempo. E un altro degli aspetti che volevamo toccare della cultura basca è quello della gastronomia, diciamo. E sono delle buone forchette, diciamo. È così. Anche dei buoni bevitori, ma soprattutto buone forchette e buoni bevitori. Quindi anche questo aspetto si...